Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio parlare con te dei costi per iniziare a fare dropshipping su eBay da zero. Resta con me. Se non mi conosci, sono Daniele, parlo di dropshipping, finanza personale e crescita personale in questo canale. Prima di iniziare ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale e mettere like se i miei video ti sono utili e ti aiutano in questo tuo percorso. In questo modo aiuterai a crescere me, ma anche noi come community. Ma iniziamo subito a vedere quali sono i costi per iniziare a fare dropshipping su eBay. Se è la prima volta in questo canale o se non fai dropshipping, sappi che io mi occupo di dropshipping principalmente su eBay. Al contrario di molte persone che lo fanno su Shopify, io mi sono concentrato sulla piattaforma eBay e sulla piattaforma Amazon. Quindi oggi voglio andarti a spiegare i costi per iniziare a fare dropshipping su eBay. Se non sai come funziona, ti lascio in descrizione un link di un video dove ho parlato nello specifico di questo business model e di eBay e su come iniziare a farlo. Per quanto riguarda i costi, oggi andiamo a vedere i macro costi di questo business model se stai iniziando da zero, quindi se non hai obiettivi grossi già dall'inizio, e quelli che andiamo a vedere sono infatti i costi base, perché i costi che andiamo a vedere possono anche diventare 10 o 20 volte più grandi in base ai tuoi obiettivi, poiché vanno ad aumentare con l'aumento delle vendite, con l'aumento dei tuoi annunci. Ma ora vediamo nel dettaglio. Le macro categorie di costi in questo business model sono principalmente tre: software, iscrizione eBay, marketing. Andiamo a vedere nello specifico. Per quanto riguarda il software, con software intendo quel programma che sincronizza il tuo supplier, quindi il tuo fornitore, con eBay. Quando io ho iniziato a fare il dropshipping non sapevo dell'esistenza di questi software e ho iniziato a farlo manualmente. Sono andato quindi nel sito di un fornitore e ho cominciato a copiare gli annunci, a scaricare le immagini, a fare copia e incolla, a creare gli annunci uno a uno su eBay. Ovviamente puoi capire che era una perdita di tempo assurda, perché per copiare un annuncio, per fare tutto, ci stavo tantissimo tempo. Poi ho scoperto che ci sono dei software che fanno questo processo in automatico, che il problema non è solo il copiare l'annuncio, ma anche il monitorare l'annuncio, quindi fare una fascia di prezzo, stare su quella fascia di prezzo su eBay, poiché se il prezzo cambia sul fornitore, nel sito del supplier, su eBay non deve cambiare automaticamente, se no puoi vendere in perdita o comunque non hai il prezzo ottimizzato per il maggiore profitto. Quindi questo software non fa altro che copiare l'annuncio dal sito del fornitore al tuo sito eBay e ottimizzare il prezzo, cambiare il prezzo in base al prezzo del fornitore. Questo ovviamente non serve in caso di contratti dropshipping con fabbriche specifiche, in quel caso avrai altri software sicuramente interni, ma che faranno più o meno lo stesso lavoro. Il costo del software è variabile e varia in base al numero dei listings, quindi in base al numero degli annunci che monitora nel tuo negozio eBay. Questo varia in base alle vendite, poiché più annunci hai, più vendite puoi fare, perché se hai 100 annunci, a differenza di Shopify, il dropshipping su eBay, lo ripeto sempre, è più sui grandi numeri, perché su Shopify se hai 2 milioni di oggetti non cambia nulla, perché quello che conta è come li sponsorizzi, ma su eBay invece cambia, perché se hai 2 milioni di oggetti ovviamente hai il traffico gratuito delle persone che vanno a vedere e puoi avere molte più vendite. Quindi è importante avere tanti annunci su eBay rispetto a Shopify, poiché con un risorio alto di costi puoi avere un'alta conversione, un alto traffico sul tuo negozio. Poi un altro costo del software è quello dei tracking number, perché se quando fai poche vendite puoi caricare i numeri tracciabilità manualmente, quando cominci a fare tante vendite, quindi 50, 70, 100 vendite al giorno, ovviamente caricare i tracking number comincia ad essere un pensiero, un lavoro,
comincia a essere anche pesante, perché devi ricordarti di caricare tutti i tracking numbers prima che gli ordini vanno in ritardo. Fortunatamente ci sono dei software che fanno questo lavoro automaticamente e ti caricano i tracking numbers. Ovviamente dipende dal fornitore che scegli, non tutti i fornitori sono supportati da questi software. Ovviamente, ragazzi, tutti questi programmi li trovate nell'altro video e comunque li lascio in descrizione per chi volesse andare ad approfondire. Un altro posto importante è l'iscrizione eBay. eBay è gratuito, però se ti fai un account business cominci a pagare le inserzioni, quindi ogni annuncio che fai lo cominci a pagare circa 35 30, o 45 centesimi l'uno. Per abbattere questo costo ci sono i negozi eBay, quindi tu ti fai un'iscrizione al negozio eBay, che su eBay Italia mi sembra sia 20 euro, 40 euro e 179 euro. Con l'iscrizione eBay hai determinati vantaggi, come un tot di inserzioni, un tot di annunci gratuito in ogni paese, hai la possibilità di sponsorizzare gli annunci, perché se no senza negozio non lo puoi fare, e ha un'altra serie di strumenti, una vetrina, lo strumento di ricerca oggetti venduti su eBay e varie. L'iscrizione quindi è variabile, ma diciamo lo starter pack, quello iniziale basico in Italia, costa 20-25 euro più IVA, quindi in totale ti costa una trentina di euro. Qui ho messo 40, scusatemi, avevo sbagliato, e 20 più IVA, che ti dà gli annunci gratuiti. C'è una parentesi su questa situazione, perché questo vale dal mercato. Se tu operi nel mercato USA, se tu vuoi vendere in America, ovviamente devi avere un negozio e ti dia le inserzioni gratuite in America. La maggior parte delle persone fanno è iscriversi al negozio in America, che ovviamente sono negozi molto più costosi. Per farvi un esempio, quello illimitato, quindi quello massimo, che in Italia costa 179 euro, in America costa 4.000 dollari al mese, se non vado errato. Ovviamente è l'unico modo per avere annunci infiniti su eBay, ma non è questo il punto. Quello che voglio cercare di fare capire è che i negozi in base in Italia gli danno anche degli annunci in America. Facciamo un ragionamento: se tu, la media diciamo che si usa in negozi avanzati è 10.000 annunci, i pacchetti 10.000 annunci. In Italia 10.000 annunci gratuiti è il pacchetto da 40 al mese più IVA, invece con quello da 179 hai annunci infiniti. In America il pacchetto 10.000 annunci ti costerebbe 500 dollari o 470 dollari, qualcosa del genere. Però quello che molti non sanno è che il pacchetto infinito in Italia da 179 euro più IVA ti dà 10.000 annunci gratuiti in America. Quindi se devi vendere in America e vuoi fare il pacchetto avanzato, ti conviene farti un negozio infinito in Italia da 180 euro, anche se non vendi in Italia, perché ti dà 10.000 annunci gratuiti in America. Questo va bene anche per quanto riguarda i 1.000 oggetti, che se devi mettere ad esempio 1.000 oggetti, il pacchetto intermedio Italia di 40 più IVA al mese ti dà 1.000 oggetti gratuiti in America, quando invece 1.000 oggetti gratuiti in America ti costerebbero l'iscrizione circa 99 dollari, se ricordo bene. Quindi devi vedere bene i negozi anche in base al mercato e al paese di riferimento. Stai attento, guarda bene, perché tutte queste cose che ti sto dicendo sono solitamente scritte in piccolo nei vantaggi dei negozi eBay. È molto confusionario eBay, se già c'è venduto lo sai benissimo, quindi perdi un po' di tempo a studiare la migliore situazione per te. L'ultimo macro costo di cui parliamo è il marketing, ossia su eBay, a differenza di Shopify, non dobbiamo fare ads Facebook, non dobbiamo sponsorizzare, anche se potresti farlo, nessuno te lo vieta, non è questo il punto di fare dropshipping su eBay. Però abbiamo le sponsorizzate, cioè quando apri un negozio eBay puoi sponsorizzare i tuoi annunci in modo che finiscono nelle inserzioni a pagamento eBay quando vedi sponsorizzato o i lati del sito web. Il vantaggio di eBay su questo
E anche il vantaggio di eBay rispetto a Amazon, perché c'è una cosa molto utile, è che tu le sponsorizzate le paghi una cosa quando dici tu, quindi metti una percentuale, in base a quella percentuale vengono visualizzate, vengono date in visione a un determinato numero di utenti. Ma non paghi nulla se non vendi, e questo è il vantaggio su eBay. Cioè, se tu metti il 10% sponsorizzate, percentuale alta per il dropshipping, parentesi, la media è 2-3%. Comunque, se sponsorizzi e gli utenti cliccano sulla tua inserzione, tu non paghi nulla, tu pagherai eBay solo se vendi l'articolo. Quindi, se tu metti il 2% di sponsorizzata, tu pagherai il 2% solo sugli articoli venduti tramite la sponsorizzazione. Questo è un ottimo vantaggio e questo porta il costo marketing eBay a zero. Perché? Perché se tu comunque paghi la sponsorizzata solo dopo gli eventi, ovviamente il tuo costo iniziale è zero e pagherai solo dei profitti che vengono dalle tue vendite. Questo è un ottimo vantaggio su eBay, è una cosa che mi piace tantissimo. Quindi, ricapitolando, per uno starter pack per iniziare a vendere in dropshipping su eBay da zero, le tue spese possono abbassarsi fino a 50 euro per il software, perché quello che non vi ho detto prima è che il software può iniziare da un pacchetto di 50 euro, anche meno, ma non ve lo consiglio, c'è anche il pacchetto da 20, però sarebbe così basso che non ha senso. Forse se hai un account nuovo, se hai account nuovi devi mettere pochi annunci, andrebbe bene. Però se hai un account datato già puoi iniziare a mettere un paio di centinaia di annunci, il pacchetto da 50 euro del software va benissimo. 40 che era sbagliato, l'ho sbagliato, quindi va su una trentina di euro con l'IVA e questo va a modificarsi. Lo starter pack su eBay possiamo ridurlo a 50 euro e 30 euro, con il marketing da zero con 80 euro. Quindi se vuoi iniziare a fare dropshipping su eBay, il costo minimo che puoi avere è 80 euro. Ovviamente ragazzi, con un pacchetto base di 80 euro parliamo di negozi piccoli, di startup, quindi non ti aspettare che con 80 euro avrai un ritorno grandissimo. Ovviamente questo dipende anche dall'ottimizzazione della tua ricerca dei prodotti, perché se metti prodotti hot, se metti prodotti che vendono tanto, va anche con 80 euro per avere un ottimo ritorno. Però se diciamo sei senza soldi da investire, se è la tua prima esperienza, puoi iniziare con 80 euro e piano piano costruire. Io ho iniziato con meno di questa cifra, allora i pacchetti erano diversi, e piano piano, inserendo pochi annunci alla volta, ho scalato senza spendere un euro, non ho mai anticipato. Ovviamente però, ragazzi, non ci dimentichiamo una parentesi importante: tutti questi costi sono per lo starter pack dei software e del negozio, ma una volta che inizi a vendere devi avere i soldi e il capitale per comprare gli oggetti. Perché è vero che con dropshipping tu spedisci dopo aver ricevuto il pagamento, però è anche vero che su eBay si utilizza PayPal può mettere in sospeso la tua transazione fino a 21 giorni e quindi devi avere i soldi per anticipare la spedizione. Questo capitale è variabile, quello che consiglio io: se sei inizi a fare uno starter pack devi avere almeno 1000 euro di capitale di lato per evadere gli ordini, che non sono soldi che investi, non sono soldi che rischi, o almeno un minimo di rischio c'è sempre, ma comunque sono soldi che usi da anticipare per spedire gli ordini, mentre i tuoi soldi possono essere bloccati su PayPal, perché non ti vuoi ritrovare con la situazione di avere degli ordini a spedire, i fondi bloccati e nessun soldo per poterli mandare. Questo distruggerebbe il tuo business, quindi devi avere sempre un capitale per spedire gli ordini. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia stato utile, spero che qualcuno trovi delle informazioni utili e possa cominciare la sua avventura nel dropshipping. Consiglio, se stai iniziando in questo momento a guardare il dropshipping su eBay o comunque il dropshipping in generale, di concentrarti sul mercato americano, perché al momento il mercato europeo è davvero molto complesso, è davvero in recessione e non lo consiglio. Se hai trovato il video utile, ti chiedo di iscriverti al canale, di mettere like, così ci aiuti a noi, a me, a tutti voi come community a crescere. Grazie di avermi seguito. Ciao, alla prossima.